Avete capito sta cosa? Vabbè. Ed ecco qui il simpatichino, ma oggi piangente. Per il titolo della live. Buongiorno. Infatti, buongiorno. Non sei. Ti tolgo la musica perché non sei proprio dell'umore di festeggiare. No, oggi non è che non è molto bello questo oggi. Oggi non è molto bello perché. Ma non è detto ancora, eh? Non è detto. Io mi sono già rassegnato ormai. È quasi detto, però. Ti ho anche preparato. Guarda, io ho preparato tutto per il funerale, ti devo dire la verità. Ho preparato. Senti, questa canzone, ho messo una canzone che è proprio da funerale, praticamente, eh? Che fa tipo. È un po' da funerale, sì. Poi prende anche piede più avanti. Però ancora non la sentiamo perché non è il momento. Però te lo dico, secondo me. Cioè, non voglio. Rincarare la dose, però tieni basse le tue speranze, vola basso, perché secondo me oggi è morta. Sì, ma me lo sono già detto, secondo me è stata coperchiata. Brutta come cosa, eh? Eh sì. Vabbè, vediamo, dai, magari non è. Io ho visto delle altre cose, che infatti dobbiamo parlarne adesso tra due secondi. Prima salutiamo un po' tutti e poi gli altri come sono stati... Hanno avuto tatto verso questa cosa di Abramas? No, non ne ho avuto. Cioè, non mi hanno anche fatto le condoglianze. Vabbè, ancora non. Cioè, si fanno dopo le condoglianze. Vabbè, allora non hanno espresso il loro parere. Allora, lo sentiremo in caso al funerale. Ma sono sicuro che qua. Vediamo. Piadina, ciao. Buonasera. Non gliene frega un cazzo di te, Cico, sì, Piadina. Proprio palesemente. Guarda, volevo farti prima portarti qualche fiore. Poi ci penso. In realtà non è che mi interessa più di tanto. Cioè, un po' mi dispiace. Cattiveria questa, non è gentile. 3 su 10. Cioè, sei come le api. Allora, Sab, io non so se questa cosa a voi piace o no. Però sappiate che le vostre api hanno tutte quante il culetto sporco di miele, di polline. Ma proprio stanno festeggiando, stanno banchettando nei le fiori. Ma mi piace il polline, quindi sì che fa piacere. È una cosa vergognosa comunque. Sono tutte quante sgabirrate. Rate di polline, è una cosa, boh, non so dirvi, stanno anche spollinando di qua e di là, tutte quante. Ma sono api oggi, non lo sapevo. Oggi sono api, sì, ma sgabirano. Ci mancavano un po' di api in giro però, un po' sì, ci mancavano. Ed ecco anche il simpatico. Ciao. Sei un cretino allora, Perché? Stavo dicendo chi sei e tu mi hai interrotto. Il simpatico Alex Naut. Adesso non sei più il simpatico Alex Naut. Adesso sei per la tartaruga io. Non è ancora morta. Che ne sai? È quasi morta. Guarda il titolo della live. Vabbè, il titolo era preventivo. Non sappiamo, non, non sappiamo. Non abbiamo il 100%. Nel dubbio c'è il fiore, già. Nel dubbio. E se, non è, se è viva? Fiore di festeggiamento. Ok. Ma Sgarpino, che è successo? Le posso portare in giro un po'? Ma scusa, stiamo su Minecraft? Ah no, scusa. No, non ti avevo visto. Che pensavo di sì. E questa cosa non può essere impunita, lo sai, vero? No, scusa. Ce l'ho io una punizione, vedrai dopo, vedrai che cosa ti ho combinato. Ma ecco qui. Ma poi, ma chi se ne. Ma ti devo presentare tutti i giorni? Ma sei un rompiballe che non sente niente, sei sordo. Ieri ti ho dovuto ripetere una cosa 5 volte per fartela sentire. Dai. Ma com'è possibile? Chi sei? Presentati da solo. Oh, fan bagno. E mi dispiace per la tartaruga, speriamo. È ultimo, ma non meno importante. Ecco qui, paga. Ciao, come state? Ma abbastanza bene, forse è morta la tartaruga di Cico. Ma questo a noi interessa pochino. Gli siamo vicini tutti in questo Gli momento. Siamo vicini con il cuore. Gli siamo vicini. Grazie, lo apprezzo, amici. Ma lo non è che ti sei dimenticato di qualcuno? Io sto mezz'ora sto aspettando che mi chiami. È deficiente, stavi mettendo a posto la spesa. Ma che ne so mai? Io. Ah, l'hai mollata lì in giro? No, l'hai appesa. L'ho messa a posto, l'hai lanciata. Ancora prima che tu iniziassi. Sì. Vabbè, allora perché non hai parlato? Perché non mi hai chiamato? Io aspetto sempre che mi chiami prima. Ed ecco qui, tu Anna. Sei completamente scordato. No, adesso no. Adesso cosa? Io mi muto, anzi mi sposto, mi sposti e mi presenti. Che coyotes, va bene. Allora, ed ecco qui la leggiadra fata dei fiori, la stupenda ninfa delle maree, Ananas. Oh, buonasera, piccole focaccine al rosmarino. Ottimo, adesso finalmente possiamo andare su Minecraft, però... Ho bisogno che tutti voi, Cico, tutti qua, dovete venire faccia a terra, cioè dovete guardare per terra e dovete venire guardando per terra alla Ziggurat. Alla Ziggurat, sto arrivando. Io sono in casa, non riesco a scendere. Ti stanno ravaggiando. È importante, rumori, grazie per il ravager Zoe. Però sento rumori. Gentile, questo qua mi sta ammazzando sto ravager comunque. Io veramente ho già dovuto guardare per il semplice fatto che ero dentro la Ziggurat e c'era un ravager che mi ha fatto. Sì, quello era da guardare. Ah, Carmine, grazie per la sfida, gentile. Servirà a tutti quanti per arrivare qui da noi velocemente. Oh, guardate per terra. Non so la direzione. Guarda per terra, scroto. Grazie The Wolf per il Ravager.
Adesso devo stare attento a non sparare alle api. Sta pestando. Comunque sono molto belle le api, che danno colore un po' al tutto, no? Guarda, se le belle. Pesti, se le pesti, mi sento molto a disagio io con le api. Non, se ne pesti una per sbaglio, tutti i sub. Infatti, voi dovete imparare dalle api, perché le api si spalleggiano a vicenda tra veri leoni, no? Tra vere api. E voi dovete, siccome siete i sub, oggi sono le api, voi imparate dalle api, fate squadra. Non voglio vedere alcuni veri leoni che magari se la prendono con altri, eh. Mi raccomando, ci conto. Chi che manca? Belle le apette. No, ci siamo tutti. Allora, ma possiamo guardare? Aspettate, dobbiamo venire verso di me. Qui. Dove vedete, sei? Qui così. Dobbiamo andare verso la stanza delle confessioni, verso il confessionale. Bello. Venite così. Confessionale, mi bene. Adesso qua a fianco venite qua. Allora, aspetta, chi è dietro? Quella deficiente di Anna. Anna, dove cazzo vai? Anna, no, Anna. Il confessionale è qui. Qui Anna, qui, così. Oh. Adesso venite qua, guardate me qui, così. Venite sempre guardate per terra. Ok, fermi lì, va bene. Adesso al mio via, voi alzate lo sguardo e guardate verso il pappagallino in streccato. Va bene, okay. Dacci il via. 3 2 1 ho via. Paura. Allora, non c'è molto. Non c'è da ridere, però. Ma l'hai fatto te? No, non l'ho fatto io. Ma l'hai fatto? È un po' sceno, è un po' sceno. Dai, allora, l'hai fatto tu palesemente. Non l'ho fatto io. Hanno fatto un cappello al pappagallino di Strecatto. È una cosa grave. Un cappello? Un cappello. Adesso senza fare commenti. Ok. Un cappello. Non mi sembra un cappello. A me non piace. Vabbè, basta, Cico, basta. Un cappenello. Ah, un po' particolare. Oh, allora adesso io guardo, fermi qui voi, perché ho visto anche che c'è un cartellino sotto. E non sono andato vicino a leggere, vi ho aspettato perché volevo sapere. Io sono sicuro che l'ha messo qualcuno di voi. Ma stai zitta te, va. Ah, Strecatto. C'è scritto solo quello. No, c'è scritto sei un bugiardo e c'è una faccina. Cos'hai fatto a qualcuno? Hai fatto un torto a qualcuno? Non ho fatto niente. Qualcuno ti ha messo un pisellone un bugiardo, sul pappagallo. Scusa. Dicendo che sei un bugiardo. Ma cos'hai scusa, combinato? Ma che cattiveria. No, a quanto pare la cattiveria è stata la tua. Che bugia hai detto? Parla. Ma io non ho mai detto niente. Parla. Di strano. Ehi, la bugia. Qualcosa devi aver detto di bugiardo, per forza. Perché se no, cioè, nessuno io va a fare un Lion, pisellone lì. Lion, confessionale, c'è apposta. Secondo me. Andiamo, forza. No. Andiamo. No, confessionale. Lion, no. Perché no? C'è una cosa nuova. Nel andiamo confessionale? No, nel manicomio. La sala dell'elettroshock? Sì. Vabbè, prima andiamo al confessionale, magari. Ma questa è da confessionale. Questa è da confessionale, quello lo vediamo. Oh, c'è la leva. Se vai a prendere la leva, qui la fine per ti te. Ti conviene confessionare qualcosa. Inizia a pensare, perché se non confessioni nulla, pensando, io esplodo. Ricorda, il confessionale comunque è da privati, quindi sì. Ti ricordi che cosa succede se io sono stizzito sì, e non so, mi accontento? Mi spiega. Male, poi esplode tutto. Esplode tutte le case di tutti. Bravo, vedo che non sei stupido come sembra. C'è la guardia alla porta, giusto? Sì, tu fai la guardia alla porta e gli altri lo. Se va vicino te va staccagno. Molto bene. Adesso andiamo in privato. Allora, Strecatto, qua siamo in privato, proprio io e te da soli, ok? Sento tanta pressione su di me. No, non sentirti sotto pressione. Allora, a quanto pare qualcuno pensa che tu gli abbia detto una bugia. Qualcuno, hai detto qualcosa, hai fatto una promessa a qualcuno. Ma in sti giorni poi? Beh, non lo so, magari è uno che si è legato al dito. Ci sono alcuni di noi che sono molto rancorosi, ci ricordiamo. Pensa. Non mi sembra proprio niente. Non ho... Sei un passo dalla leva, te lo sto dicendo. Se non viene fuori qualcosa. Ci sto pensando. Pensaci velocemente, perché il mio tempo non è infinito e mi sto già rompendo le palle di te. Allora, aiuto. Rifletti veloce. Che cosa hai fatto? Sto pensando. Sto pensando. Pensa veloce, il tempo stringe. Veloce. Ok, forse la tartaruga l'avevo vista una volta. Effettivamente Cico è uno che è prono al disegnamento di piselloni qua in giro quella. Ma perché poi avevo visto, cioè c'erano era letteralmente nella roccia ed era a caso. Allora ho aperto e ho visto la tartarughina, però l'ho ricoperta su. Quando è successa questa cosa? Tanto tempo fa. Prima. Quindi forse Cico sapeva che tu l'avevi vista, magari. Però non sei stato tu a prendergliela, giusto? No, assolutamente.
Questa è l'unica verità che ti senti di aver omesso? È davvero l'unica cosa che mi viene in mente. Vuoi pensarci un altro attimo? Ci sto pensando. Pensa. Le api mi fanno pensare. Anche a me fanno pensare, mi danno un po' fastidio perché anche a me mi spingono, però rendono l'idea del pensiero. Sei sicuro che non ci sia qualcos'altro che ti tormenta? Va bene, quindi hai visto Abramas e non avevi detto niente, va bene, ok, questa verità. Perché ero l'unico ad averla vista. Ok, va bene, va bene. Molto bene, molto bene, mi accontento di questa confessione, mi sembra sufficiente. Meno male. Non ti ricordi quando l'hai vista? No, non mi ricordo. Comunque era, prima venisse rapita, ok, ok, va bene. Molto bene, molto bene. Allora, che è successo? Abbiamo estorto la menzogna che ha detto. Ok, di che si tratta? Si può ti ricordi sapere? Cico quando... Dov'è Cico? Da qui. È qua, stavo volando. Dove stavi? No, ero lì sopra il tribunale, mi metto sempre lì quando confessi. Dammi i razzetti. Dai, no. Dammi i razzetti. A parte che oggi per te non è giorno di volare, ma è giorno di camminare coi piedi per terra e piangere la probabile morte della tua tartaruga. Dammi i razzetti. Va bene, ti do 5 disegnatore sesti di piselli, seriale. Dammi 5 sesti dei miei razzetti. No, guarda, mi dai tutti i tuoi razzetti. I 5 quinti dei tuoi razzetti mi dai. Dette ottavi dei tuoi razzetti. No, mi dai i 10 decimi dei tuoi razzetti. È rimasto un razzetto. Tutti i razzetti, festeggia. Festeggia. Dai. Festeggia. Festeggia cosa, scusa? No, festeggia tu. Grazie per la speed. Allora. Ti ricordi, Cico, quando tu avevi chiesto se qualcuno aveva visto la tua tartaruga e nessuno l'aveva vista? Sì, mi ricordo benissimo, nessuno si è fatto avanti. Esatto. E indovina invece chi aveva visto la tua tartaruga e non l'ha detto. Mi sai io. Passavo di lì e l'ho vista. Questo prima che fosse rapita. Cosa... No, questa è una cosa gravissima. Abbastanza. Dove l'hai vista? Dove l'hai vista? Era nella cobblestone. Perché era allora casa mia. Abbiamo risuperato gli 8000 sub, ma io sinceramente non festeggio più. Vi ringrazio tutti che state sabbando. So che scenderemo di nuovo, quindi va bene così. Comunque godetevi di essere un'ape, volerete in giro e deporrete essere il polline liberi. Esatto, diversamente da Paga, che la menzogna non lo rende libero, perché secondo me Paga non ha detto qualcosa. Comunque vedremo un giorno che cosa succederà. Intanto Stre, ti consiglio di andare sopra il pappagallo e smontare quel pisellone. Oh, meno male, posso. Insomma, vado. Abbiamo fatto uno screenshot, qualche foto per ricordarci. Sì, ovviamente, sì. Non fateli, non è qualche bello. Cartolina, insomma. Ma le altre due, dai, facciamo sì, una anche vicino, vai. No, facciamone una tutti insieme qua, dai, venite. No, io non voglio andare. Sì, facciamo. No! Facciamolo col cadavere di sto gatto. Sì, il pisellone. Allora, fermi tutti scatto vicini, io, eh. Scatto io se volete. Tutti scatto vicini, io. No, la faccio io. Andate, la faccio io. No, la facciamo. Vieni anche tu, Anna, la faccio io. No. Dai, allora devo farla io. Mettetevi tutti lì, che è così. No, ve la faccio io. Mettetevi lì. Dai, un selfie, vai. Anna, mettiti lì. No, taglio. Vai. Dai, è una bella foto. Ma non la ricordo. Non capito. Ok, fermi. Ecco qui. Una foto. Ecco. Ok, c'è anche un'ape, avete visto, ci siete anche voi, Dio, sub. Che bello, wow. Ah, che bello, se adesso ci bannano perché c'è una pixel art dubbia là sopra, io veramente non so cosa adesso dire. Adesso allora, quello lì è un lecalecca. No, non è un lecalecca. Non è un lecalecca. Non è un lecalecca. È una paletta. È una pala, è un cappello. Dio, è un cappello buffo. Ma glielo lasciamo. No, un po' di dolce. No. Gli dà quel colore in più che gli mancava. No, è troppo invadente. Sì, è vero. Invadente. Ma paga! Roluc ti ha bannato. Chiedi scusa. Scusa, non volevo. Cioè. Ma scusa, ma se. Qual è il problema oggi, paga? Perché mi sembri veramente un sacco in ritardo con i pensieri. No, ma tranquillo, adesso si riattiva tutto. Sei sicuro? Sta certo. Facendo un reboot del cervello. Ok, allora fallo adesso perché non c'ho voglia di ripetertelo altre volte. Però. Va bene. Allora, adesso finalmente possiamo andare al cimitero e vedere la verità su Abramas. Sei pronto, Cico? No, non sono pronto, che se mi sono preparato. Me ne rendo conto. Però... Allora, io inizio a mettere già la musica lacrimosa. La musica triste, è assurdo. No, di già, almeno aspettiamo ad arrivare al cimitero. Cioè, così stiamo facendo. Non credo proprio. Dai, stiamo ma io sto facendo. Il coso. Dai, zitto, non rovinare tutto, lurido idiota. Adesso andiamo piano piano in marcia funebre fino al cimitero. Senza neanche volare. Senza volare, soprattutto per portare rispetto ai morti, non si vola vicino al cimitero. Tra 5 secondi ti rompi le scatole e parti coi razzetti. Anna, stai rovinando il momento. Sei forse idiota? No, scusa. Ah, pensavo di sì. È che io sono ottimista, capito?
Non c'è da essere ottimisti. Tu l'hai già data per morta. Il destino non ha mai segnato, amici. Lo sappiamo tutti, ma non lo vogliamo ammettere. È una difficoltà da ammettere questa. Purtroppo questa marcia funebre un po' veloce è giunta ormai al termine, perché siamo giunti dinanzi al cimitero. Siamo arrivati al cimitero qua, dove nasconde la verità. Allora, ieri avevamo detto che era possibile che quando lui aveva scritto l'ultimo libro, dove c'era scritto: se vuoi trovare la tartaruga, valla a cercare nella casa dei. Questa casa dei fosse la casa dei morti, quindi il cimitero, celebre casa dei morti. Vado ad entrare dentro e a vedere che cosa è successo. Se qualcuno può sbannare paga, sarebbe gradito. No, ci sono tornato ora, grazie mille che mi ha sbannato. Faccio un giro intorno e vedo se c'è qualcosa di strano. Noi rimaniamo fuori, giusto? Sì, voi rimanete fuori. Ti aspettiamo qua all'entrata. Che è successo? Lion? L'ho trovata. No! No! Ed è morta. No! Dico, condoglianze. Non va bene. Portare i fiori. Questa cosa non va bene. Vuoi fare un urlo? Ci sta bene, vai. No, non riesco. Vai, ho detto, ti ho ordinato. Tira fuori tutto, non lasciare niente dentro. Bene. Allontanatevi, per favore. Allontanatevi. Anche tu, so che vuoi piangere, ma dobbiamo vedere se c'è davvero dentro. Cioè, metti che poi non è vero, insomma. Magari è viva qua dentro. Magari è viva qua dentro ed è uno scherzo, uno schiaccio incredibile. Attenzione, dai, attenzione. Speriamo. Magari c'è tipo un fiume sotto che l'ha portata da qualche parte. Portatelo via. Portatelo via. No, vai via, vieni via, non puoi vedere. Non guardare, non guardare, tranquillo. È ci viva? Sono due ossa. Non è viva. Ci sono due ossa. La sua, il guscio, è un libro che ha chiamato Rip. È morta. Momento di silenzio per la tartaruga Brabamamamas. Bene. Momento di silenzio è durato abbastanza, dai, alla fine non è che era così. Sì, comunque, cioè, vorrei farvi notare che l'ha ammazzata oggi, L'ha ammazzata oggi. C'è scritto oggi, la data di oggi. Però aspetta, silenzio, dobbiamo andare a leggere il libro. Cico, dove sei andato? Sei in preda al dolore? Sono qua fuori, È lì fuori. Tranquillo, ti do qualche minuto per riprenderti. Allora, intanto leggiamo che cosa c'è scritto dentro. Abramas non ha sofferto. Bene. Certo, sapendo che il suo padrone Cico Tobi non la stava cercando con abbastanza interesse, non sarà stata felice. Qua dovresti rispondere? Che devo dire? Cioè, è una cosa falsa questa. È una cosa falsa, vi sta mettendo il coltello nella piaga. E poi c'è anche una faccina che fa un poco così con le mani, come dire, che ci devo fare io? Noi la stavamo cercando. Ma lo prendi in giro? La stavamo cercando con tutto il cuore, con tutte le forze. Infatti, è una orribile. Tutte le forse è arrivato il momento di parlarci chiaro. Attenzione. Faccina che combatte, vuole combattere. Affrontiamoci in un duello, uno davvero? Contro uno. Cosa? Con chi? Con Cico o con te? Ma tu non saprai chi sono. Dovrai affrontare tutti i presenti uno ad uno. Se noi, mi sconfiggerai, quindi, ti dirò chi sono. Parola di Boy Scout. E poi c'è una faccina. Faccina di uno che vuole palpare delle poppe. No, no, perché? No, ma ha rovinato tutto, chiunque sia questo qua. Ha rovinato il momento. Sto scemo. Ma che Cico, cavolo? Ti hai scoppiato in lacrime? Sì, sì. Dai, è appena morta la tartaruga, per favore. Io resto della cripta. No, no, vieni qui. Ho detto di venire qua, ti ammazzo. Allora. Quindi ha detto, prima di tutto, che ti ha ammazzato la tartaruga e questa cosa ci fa girare. Vuoi conservare il suo guscio? Sì, arrivo subito. No, non puoi, scusa, deve stare nella tomba. No, voglio mettere questo sto posto. No, la tomba! Voglio mettere un vaso. Dai, sei a lutto. Sì, è il mio vestito del terrore, del lutto, non del terrore. Del lutto, non del terrore. È lo stesso del terrore. Allora, comunque io vorrei di tutte ste manfrine per la tartaruga di Cico, il gatto destre che è morto, niente. E infatti, adesso ne parleremo, Allora, prima di tutto, fammi sentire se ce n'ho una più da funerale. Questa va bene. Allora, Cico, possiamo dire due paroline? Dobbiamo dire due paroline, e poi anche sul gatto distrecato. Siamo qui oggi riuniti per celebrare l'addio alla povera e sconosciuta Abramas. Ricordiamo qualche episodio della sua vita qui tutti insieme. Per favore. Se magari un imbecille la smette di andare in giro a guardare le altre tombe e si mette qui ordinato. Qua mi metto in prima fila. Scroto. Bene.
Ricordiamo quando Abramas partecipava nella serie della caserma, dove è stata creata. Nella ghetto. Quando era solo un uovo. Era solo un uovo. Ricordiamo poi che è giunta qui nel mondo della vanilla, nascosta, perché era illegale avere animali non dichiarati, e Cicco l'aveva creata. Sì, vuoi dirci due parole sul perché, cosa ti ha spinto a crearla? Certo. Prego. Okay. Prego. Allora, inizio col dire che era una tartaruga diversa dalle altre. Diversa. Era una che è nata proprio dalle mie braccia, cioè dalle l'ho braccia. Io quell'uovo lì era serio, era uno che era diverso dall'altro, l'ho riconosciuto da subito. Subito. Ed era molto bella, l'ho nascosta perché avevo paura che fosse illegale, non nascosta. Illegale. Era veramente nascostissima. Nascostissima. Quindi nessuno poteva saperlo, tranne una persona. Persona. Questa persona ce l'ha con me a quanto pare, perché me l'ha fatta pagare. Ha toccato il tasto dolente, proprio quello che non doveva toccare. E alla fine è andata. Ok, ok, ti avevo chiesto di dire due parole su perché l'hai creata, non ho sulla storia della tua vita, maledetto scroto cefalo. Mi dispiace. Detto questo, va detto che la tartaruga era in fondo trascurabile come importanza e sostituibile anche. Funerale. Giusto, scusa. Quindi oggi ne piangiamo la scomparsa per mano dell'orribile rapitore, divenuto anche un assassino. E ci ripromettiamo di trovare chi ha fatto questo scempio e di fargliela pagare, soprattutto per questa cosa, perché è andato un passo oltre al rapimento, commettendo un immane omicidio. Spinto ora oltre, ha sgravato. Tutti i presenti diranno qualche parola per ricordarla. Io, iniziando da Piadina, prego. Sì, sì. Ok, sì. Abramas. Passo avanti. Prima di... Passo avanti. Non la conoscevo bene, Cicco. Mi dispiace, però aveva un guscio duro. Era veramente un tipo tosto. E vorrei lasciare quest'oggi un fiore in ricordo. Prego. Grazie. Ecco, grazie. Il prossimo. Condoglianze. Vado io. Io conoscevo Abramas perché era una mia compaesana. Io vengo dall'acqua. L'acqua è blu, come me. Non si ride. Oh, scusa, metti il tuo fiore. Stavo pensando i miei momenti con Abramas. Grazie. Condoglianze. È uguale all'altro, grazie. Vado io. L'ho visto una volta della chi è che sta ridendo? Non si ride, è un funerale, allora. Oh. Prego, stregato. Era molto bella, volevo conoscerla meglio, ma mi dispiace. Tenete. E piantarlo. Sei non stupido. Non si ride. Oh, non si ride. Anna, prego. Oh, scusa, può andare in paga, per favore. Vai, paga. Vado io. Era molto giovane, non se lo meritava. E ti siamo. Non lo meritavo. Vicine. Grazie. Vogliamo bene, ciao. Un altro blu, grazie. Che si fa cagare quelli blu, ho capito, cosa vuoi? Non mi piace. Vabbè. Anna, vieni avanti, oh, non si ride! C'è la musica triste! Ok. Oh, vedi, lei non c'è la blu. Ok. Grazie. Troppo triste. No, no, devi venire qui. Grazie. E dire due parole, vieni qui. Forza! Non rovinare tutto! Oh, dai! Abramas, due parole su Abramas, dai! Era bella! Non è vero, non l'hai vista, era comunque era uguale alle altre. Era molto bella. Ha qualche altra parola? Dai, c'è un'ape che sta lurcando sui fiori che abbiamo messo, però. Vabbè. Ancora finito, è questo. Sì, abbiamo finito, dire te. Possiamo andare avanti. Le tue. Le mie, molte parole, sì. Ok. Aspetta che cambio canzone. Le mie parole per Abramas saranno diverse da quelle degli altri. Abramas non era solo una tartaruga, ma per tutti noi era il simbolo della resistenza. A un rapitore corrotto e orribile che non si metteva la mano sul cuore neanche dinanzi a un'innocente creatura. E quindi io voglio ricordarla così, con un sentimento di vendetta che ci arde nel cuore e che un giorno ci porterà a trovare il colpevole di questo misfatto. Depongo questo fiore che possa germogliare sulla tua carcassa, Abramas, e possa fiorire più bello di come eri tu in vita. E mentre i vermi divorano quello che ne rimaneva di te, io mi auguro che tu non gonfi e ti smembri come fanno molte cadaveri. Basta, cosa c'è? Basta, era meglio io che ridevo.
Dicevo, porca miseria! Apprezzo molto queste parole. Grazie. Oh. Abbiamo parlato tutti? Tu no? Sì. Vabbè, tu hai parlato anche. Ok, basta, andiamo. Addio. E il mio gattino. Aspetta un attimo, adesso mettiamo una canzoncina. Ecco qua, una canzoncina divertente per stemperare. Ci vedremo prima o poi, ci rivedremo. Sì, sì, anzi no, ci vuole una più. Aspetta un attimo. Più divertente? Sì, sì. Aspetta. Andiamo. Andiamo! No. Allora, devo dichiarare una cosa. Ma che cavolo di musica hai messo? Ma cos'è? Si torna a casa. Ah, il gatto distaccato. Ci stiamo dimenticando. Torniamo indietro. Ma mi ha detto che sono infame perché ridevo. Eh sì. Oh. Dai, sbrighiamoci con sto gatto, però che non abbiamo tutta la sera da perdere. In croce, vai. Dove lo vuoi seppellire, Stre? Lo metto qui. Ce l'hai un oggetto suo? Sì, ho questo qua. Serve anche un barile o una chest? Non grazie, ce l'ho. Ecco. Qualcuno può fare una chest? Faccio io. Ok. Ecco qui. Intanto io scavo, aspetta un attimo. Ho sempre sognato di fare il becchino. Vai, metti dentro. Bene. Ecco qua. Aspetta però. Ok, un attimo. Quest'ape starà qui nella tomba. Vediamo di chi è. UGF. Oh, no, la stai seppellendo. Vabbè, starà bene, no? Oh. Terrà cura Roger. Esatto. Allora, lo vado a seppellire e poi diciamo due parole, va bene, Stre? Va bene. Ok. Un cartello. Tutte le volte. Un cartello serve anche. Sì, faccio questo pure. Ok, siete pronti? Caliamoci di nuovo nell'atmosfera del terrore. No, questa era la canzone stupida di prima, non va bene. No, scusa. Diamo questa qui. Perfetta. Bene. Tieni, cartellino. Grazie. Siamo qui oggi. Dopo aver sepolto Abramas Stavo guardando ancora Abramas. Per sepolgere anche un'altra creatura. Vaffanculo. Ed è essa il gatto Roger, giusto Stre? Sì, giustissimo. Che ci ha lasciato, ci ricordiamo quando? Nel mattatoio, non mi ricordo quando. Mettiamo una data a caso. Aggiorneremo la rapida. Mettiamo il 10. No, 10. No, il 20 il marzo. 10 marzo. Così. Ho scritto bene, no? Cioè mancava il rip. Vabbè, rip lo diciamo a voce. Fa nulla. Per Roger ci sono delle parole da dire. Perché ci sono delle parole da dire. Vuoi iniziare tu, Stregatto, raccontandoci certo. Come l'avevi trovato? Prego. Roger l'avevo trovato vicino a casa mia. Sì. Sembrava proprio il mio gattino. Mi ha aiutato nelle avventure. Mi spiace che sia sparito. Porca miseria, che è morto, non è sparito. È morto, infatti. Era molto triste. Piantato nella lana. È triste. Se posso spendere due parole anch'io. Certo, prego, piedi. Allora mi devo spogliare un attimo. Che senso? No, no, no. Dai. Io non ho un bel rapporto con i gatti, alcuni no. Lo sapranno. Certo. Però questo l'ho visto qualche volta, l'ho incontrato. Era un gatto onesto. Umili principi, un gran lavoratore. E sedeva sempre. Sedeva, è vero, sedeva tanto. Mi dispiace. Ne avrei un altro. Ne altri due. Grazie per le parole. Anna, vuoi dire due parole almeno al gatto? Anna sta ridendo di nuovo. Ma che persona di merda! Scusate, però. Alex, vai avanti. Non lo conoscevo. Sono sicuro che era un buon gatto. Giustamente io sono un gatto e quindi mi riconoscevo anche lui. Grazie. Bene. E basta. Sì, grazie. Ma il fiore di sorveglianza. Non prenderlo da lì. Ma che schifoso. Dai, brava, questo qua era. Vabbè, dai, ne aveva troppi. No, era. Dai, zitto. Ok. Cico, di due parole. Mi dispiace per Roger. Il nome è molto bello. Mi ricorda pilota. I miei piloti piacciono tutti quanti. Sì, pilota. Questo gatto era un pilota. Era un pilota. Voleva fare il pilota. Ma l'erba? Adesso sta pilotando un aereo nell'oltretomba. Oh, nella che lava. Bello. E ora Anna, per favore. Era un gatto morbido, molto bello. Faceva le fusa. Ci mancherà. Okay. Grazie. Adesso dirò io due parole.
bisogno di un'altra canzone. Un attimo. Ed ecco, andiamo a casa, vaffa in bagno a tutta sta tristezza. Dai, dai, non c'è tempo. Su, 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 su. Ma povero gatto. Da, che gatto, di chi parli? Andiamo, non c'è più tempo adesso, forza. Lion, vogliamo, vogliamo. Sì, divertiamoci a boys. Vai, vai, non è colpa mia se ride, ma colpa vostra. Vai, Lion, vieni a casa mia, per favore. Vado ovunque, a casa tua, a casa sua. C'è un altro cazzo, c'è un altro pisellone. Fermi, 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 fermi. Paga! Paga! Dimmi. Casa tua è griffata! Non c'è più casa tua, non c'è più! Come non c'è più? Guarda che davvero non sto scherzando! Non c'è più un pisellino sopra! Cioè, dai! Non è possibile! Ma non posso manco venire a vedere, oh! Perché ti hanno bannato? Bannato, sì! Sbannate, paga! Guarda dalla live! Non ci credo, guarda dalla live! Dai, ma non è possibile! Oh! Non c'è più casa! C'è solo lo scheletro! Ma è quella! Eh sì, non c'è più manco il tetto. Grande festa. Ma che cavolo è successo? Per favore, silenzio. Nulla. No, sta griffata. Mi ci arrivo, moglio. Vabbè, a piedi. Ma il problema, guarda, non è che c'è molto dove arrivare, eh. Non è rimasto niente. Madonna. Aspetta, ma questa... vai un attimo a vedere le casse. Vai un attimo a vedere le casse. Eh sì, guarda, è proprio pieno di casse. C'è sì. Più nulla. Ma c'ho messo una vita a sta roba io. Lo so, vabbè, è un problema no. Questo, però. Ma... Vabbè, succede. Andiamo avanti. Silenzio, io vorrei silenzio. Far notare che la firma è evidente. I colori utilizzati della lana sono gli stessi. È vero, è la stessa persona. Sappiamo chi ci vuole male. Chi si sta trasformando piano piano da essere un rapitore semplice a diventare un assassino e anche un distruttore di casa. Un Griefer. Serial killers. Cioè, guarda, dove qui non c'è ora. Più niente. Vivrai alla ghiaccio. Vabbè, perché questo luogo non sarà ricostruito. Sì, lo posso ospitare io. Dai, per favore, silenzio in aula. Piaga, penso che tu possa rientrare. Da mo' che ti hanno sbandato. Sì, sto tornando, sto a piedi. Vieni, almeno devi constatare quello che è successo. Perché vederlo dallo schermo. Esatto, devi vederlo con i tuoi occhi. Ma scusa, ma questo è esagerato. È la vendetta che deve fare la zigola. Te l'ha fatta a casa tua, mi sa. C'è anche un messaggio. Un po'. Alle mani tese quello lì, Non tanto criptico sì. Come messaggio, perché è pieno di TNT, accendini. Qua c'è stata proprio la mano sia della TNT che l'accendino. Mi sa aspetta, che l'ha già fatto. No, il cartello di Piadina, Love, è finito bruciato. No, è vero. Pure. Era la parte più importante della casa. Veramente. No. Lo so. Tutto funerale oggi, anche per la casa di paga. Taci. Stai rovinando tutto, come al solito. Ma ci sarà una volta nella tua vita in cui tu non rovinerai tutto e invece migliorerai qualcosa? Esisterà. No, io sto aspettando questo giorno. Secondo me anche, È impossibile. Cioè, un giorno in cui io potrò dire, oh, grazie, hai interpretato bene la situazione, hai seguito la mia direzione e hai aggiunto qualcosa. No, solo rompere le palle. Come è possibile? Non lo so, è una caratteristica intrinseca. Ma te la estirpo io questa caratteristica intrinseca. No, fa male questa. Sì che fa male, perché è sicuro è annidata nel cervello o nelle palle, una delle due. Andiamo quindi avanti, togliamo tutte e due. Dov'è paga ancora? Sono qua, cosa devo fare, mo? Non lo so, dimmi che ne pensi, cos'è successo, insomma. Io penso che questa persona. Cara, non dare calci alla parete, per favore. Non prego, deve più prego. Giocare con noi. Cioè, dopo sta roba non deve più giocare con noi. Beh, guarda che già fino ad ora, ha ammazzato Abraham, ha fatto un sacco di danni. Ma io ci ho messo una vita a fa sta roba. Allora, cerchiamo di analizzare bene quello che è successo. Prima di tutto c'era un barile con dentro delle tenete e degli accendini, come per dire a noi, finite il lavoro. Ma non credo che volesse dire quello! Simbolico! Per finire almeno fallo fare a lui, simbolico, non tu! Qualcuno che mi banna, per favore, non... No, vieni non qui, dai, non avere questa reazione, dai che piano piano adesso rimettiamo a posto. Ti aiuto io a ricostruire. Allora, leggiamo però il libro, perché c'era un libro con le mani, tipo quando rovesci un tavolo, no? Che lo mandi per aria, ok? Paga, vieni qui però. Paga, un po' impegnati, mannaggia te. Fai cagare stasera, è impossibile. T'avrei rotto casa io, guarda, se non fosse già stata rotta. No, per favore. Andiamo a leggere. Faccina che fa un po' strano con le mani, no? Un po' tutto così. Sta festeggiando sereno. Le azioni hanno conseguenze, Infatti, chiaramente questa è una vendetta, Non avresti dovuto parlare, questo è per te,
Non avresti dovuto parlare, ti avevo avvertito. Davvero eri convinto di farla franca? E qua ci sono delle faccine che gli, tipo vanno a fuoco gli occhi, come se fossero arrabbiatissime, capito? Questa è faccina guerra, arrabbiata. Questa è guerra. È infuriato. Se vuoi vendetta, caro Paga, sai dove trovarmi? Cosa? Prego? Prego? Paga? Ma come non sai dove trovarlo? Puntatelo, puntatelo con le armi! Paga! Ma come sarebbe sai dove trovarlo? Adesso. La verità. Ma no, qua tu hai detto una mezza verità, secondo me, perché qua c'è scritta una cosa molto molto chiara. Cosa vuol dire sai dove trovarmi? Tu hai detto che non avevi nessuna idea di chi fosse il rapitore, ti invece qua dice saprei, diversamente. So. Andiamo al confessionale, anzi mi sa che qua usiamo proprio l'elettroshock. Quello fa un po' male, però è l'avviso. Sì, sì, ma è una tortura. Ma l'elettroshock. Che c'è? Ti devi fermare a casa mia perché io ho dato tutta la live che devo dichiarare una cosa. Sei stupido, lo sappiamo già se sei stupido. Qua. Vieni. Hai un lama. Ho un lama. Lo dichiaro perché non è illegale avere un lama. Allora, avere un lama è illegale se non lo dicevi prima. Cioè, tu dovevi dirlo prima. Adesso l'hai dichiarato, quando già ce l'hai. L'ho trovato oggi perché stavo facendo il coso, quell'electroshock. E poi sono uscito e c'era questo lama. Anna, sondaggio. Sondaggio, dobbiamo approvare o condannare a morte Houston. No, perché? No, io sono contro, perché io ho due lama, sono sensibile ai lama. Piadina, vieni qui, non è ancora il momento. No, Piadina! Va bene. Allora, beh, se, ma comunque è lui palesemente. No, cioè, vuole ammazzare tutti gli animali. Scusa. Chi può essere? Chi è? Ma perché questi non hanno una connessione sentimentale? No, sei un mostro. Sei un mostro. Allora, scusate. Alex, Anna, metti sto sondaggio. Approvato o non approvato Houston? No, ah, ho scritto Winston, scusa. Vabbè, è Winston. Lo stesso. Winston, ok. Winston è la scimmia di Overwatch. Sì, sì, che l'hai visto. Che tu sei stupida. Allora vogliono che viva. Scusate. Ok. Viva. Ringrazio Alex. Grazie a tutti. Houston sarà la nostra mascotte della vita. Oggi no, adesso felice. Lo ribattezzi Winston perché ha vinto come Winston. Sì, infatti lo devi ribattezzare. Diventa Winston. Bene, mi piace comunque il nome, quindi lo ribattezzerò. Va bene, adesso possiamo andare a torturare, cioè a far parlare Paga. Grazie. Bene. Allora, io ti do due possibilità, Paga. Prima andiamo al confessionale, visto che l'altra volta ti sei sentito libero di parlare. Se poi tu non dovessi voler parlare, allora saremmo costretti ad andare a fare l'elettroshock. Che cosa ti sconsiglio? Veramente io non ho nulla da dire. Va bene, vedremo. Di qua. Stava scappando di nuovo? Sì. Vai, facciamo l'elettroshock. Tutti lo vogliono vedere. Ma dove? Al manicomio. È qua dietro. Amira, qui! Ma dove sei andato? Ma cosa sei, disorientato? Qual è il problema? Sì, lo è, te lo dico. Cammina, marcia! E avvicinate, marci. Vassaccagno! Allora, Anna, proteggi l'entrata. Andiamo a parlare. Vabbè. Allora, Paga. Ok. Ammetterai che è un po' strano che nel libro ci fosse scritto "Se vuoi vendetta, caro Paga, sai dove trovarmi". Cioè, è molto strano, perché alla fine io credo di essere l'unico cui ci è andato contatto. Allora, qua sicuramente era una vendetta. Questa è una vendetta. Io ti devo dire la verità. Io non ti voglio torchiare, perché io penso ancora che tu sia in buona fede. E al massimo potrebbe essere che lui voleva metterti di nuovo. Ti ricordi qual era la minaccia originaria che lui ti ha fatto? Eh sì, che esplodeva la ziggurat. E? In casa mia. E? E cos'è che mi aveva detto? Che esplodeva la ziggurat a te? Casa mia. No, che esplodeva la ziggurat a te? E dava la? E dava la colpa a me, però. Bravo. Non può dare la colpa a me. Bravo. Non può dare la colpa a me se è esplosa a casa mia. Esatto, però ti ha dato la colpa di qualcos'altro, perché lui ha scritto: "Se voi vendetta, caro Paga, sai dove trovarmi". Cioè, praticamente ti ha dato comunque una colpa. Seguite il discorso. Come l'aveva detto la minaccia. Ti ha messo nella cacca. Cioè, praticamente ti ha affibbiato parte di colpa, in un certo senso, esatto. Secondo me. Quindi questa cosa qui, secondo me, potrebbe essere. Chat, voi che cosa ne dite? Secondo me ha senso, eh. Cioè, gli ha dato effettivamente una colpa. Lo ha cercato di infangare. Tu sei sicuro di non avere. Cioè, tipo, quando hai visto casa tua distrutta. Esatto. Ma ti è venuto in mente qualcuno che poteva essere, cioè, no, a pelle così? Potrebbe essere tutti. Tu ti ricordi che al tempo, quando abbiamo fatto la confessione, che tu hai confessato di aver rapito Pomellone, okay. Tu mi hai detto che avevi un sospetto verso qualcuno, però, eh? Sì. E chi era? Era Piadina, in realtà. Era Piadina. E
E quindi che non fosse, che non sia, sì, secondo me è lui, io te lo dico, cioè privatamente, guarda, te lo dico, secondo me è lui. Mi è venuto da sospettarlo perché è sempre in casa mia, era sempre, però metteva anche cartelli pacifici, quindi sì, molto pacifici, quasi amorosi oserei dire, però sì, esatto. Però è anche vero che ogni volta che c'è un animale in giro lo vuole ammazzare. Hai visto con il lama, con i cavalli di stretto. Sì, non ha empatia verso gli animali, questo è un chiaro segno di un serial killer, di una persona malvagia, no? Avere scarsa empatia. Non ci pensa due volte lui, lo fa e basta. Esatto. Segue gli ordini. Esatto, è gli ordini di se stesso, secondo me, non è che, esatto, penso che a lui gli dica di cosa fare qualcun altro. Molti pensano che sia Alex, ma secondo me è proprio Piadina. Vabbè, voglio darti retta, paga, però sappi che, insomma, se succederanno altre cose che penserò possano essere colpa tua, allora inizierò a perdere fiducia in te, eh? Quindi stai attento. Va bene, grazie mille. Molto bene, andiamo. Allora, amici, com'è andata? Bah, secondo me, secondo me, Electroshock! No, secondo me lui è pacifico. Anche Electroshock? No, secondo me lui dice la verità. Non ha confessato altro, però mi sono ricordato che il rapitore, quando ha detto che qualcuno, quando ha fatto la minaccia a lui, ha detto che lui avrebbe anche ricevuto la colpa della distruzione della Ziggurat. Siccome la Ziggurat non è stata distrutta, Paga ha ricevuto la colpa di qualcos'altro. In generale, la colpa di "se vuoi vendetta sai dove trovarmi". Quindi praticamente è stato invischiato nuovamente dal messaggio del rapitore. Quindi questo rapitore noi non possiamo prenderlo in considerazione. Invece, come ci stanno dicendo in chat, io punterei di più sulla cosa dello scontro. Cioè, l'altro libro, quello di Abramas, diceva: ci devi sfidare a duello. Che devo sfidare ciascuno di voi. Affrontiamoci in un duello, uno contro uno. Ma posso fare una piccola osservazione? Sì. Che ne sappiamo che effettivamente stasera c'è e che non sia un'altra volta una bugia come quella che ha detto che il Paga sa dove trovarlo? Beh, solitamente non mente mai, azzecca sempre gli orari e le persone che ci sono. Quindi io penso che ci sia, che sia tra di noi oggi. E la che cosa parlerà molto il campo, allora. Ma neanche tanto, eh. C'è Strecatto, c'è Alex, c'è Paga di nuovo. Comunque. Il povero Piadina. Secondo me è possibilissimo che sia uno di noi. Non siamo mica così. C'è anche Cico. Per me voi potete essere Anna. Grazie per il giorno. Tutti. Cioè, per me voi siete tutti sospetti. Comunque, diceva: affrontatevi uno contro uno. Io non saprò chi sono. Dovrò affrontare tutti uno a uno. Se sconfiggerò, mi dirà chi sono. Io voglio tutti sapere. Uno ad uno. In che senso? Cioè, che dobbiamo fare tipo 50 uno contro scontri, uno all'arena. Un torneo come abbiamo fatto all'inizio. E siccome io sono determinato a voler scoprire chi è stato e chi è il colpevole. Oh no, allora, fa la cosa magica. Farò la cosa magica che mi ha costruito Ananas. Oh no! Che figata! Sì. Ehi! Esatto. Ma bello! È tipo la Batcaverna, ma fighissimo. Ma così è possibile? What? Ma questa è la cosa segreta suprema. In ma questo estremi, modo rimedi. Io sono sicuro. E questa sono sicuro che il rapitore non se l'aspettava. Io sono sicuro che chiunque sia, io riuscirò a spazzarlo via. E quindi dovrà parlare per forza. Ma ha detto che confessava un po' troppe volte. Vedo un po' di persone interdette comunque dopo aver visto la mia nuova. Andiamo all'arena, venite, io, venite. Io sono rimasto. Ma, sei rimasto strano. Dimmi di più su questo tuo. Stesso. Con questa tua rimanenza strana. Anche io avrei perso lo stesso, quindi non mi è probabile, effettivamente. Sì, sì, dimmi. Ma io dimmi. Sono l'unica che lo sapeva dell'armatura. Vero? Io vero. Sono rimasto particolarmente colpito perché non me l'aspettavo, ma non perché ho paura di perdere. Avrei perso comunque, quello è scontato. Ma c'era un meccanismo tutto figo, quindi cioè, era sorprendente un po'. Ebbene, allora. Ma ci si può arrendere? Sì, direi di sì. Direi di sì. Ok, perfetto. Ok, mi arrendo. No, no, non funziona, no, così. Non funziona assolutamente così. Ma io Ananas. Sapevo già dell'armatura. Possiamo prepararci? Preparati, certo. Via, ciao. È interessato a vincere? Io non lascio mai. Un po' di cose qui. Si vince sempre i tornei, ragazzi. Io sono pronto. Non ho bisogno di nient'altro. Si prova almeno. No, vabbè, aspettiamo Cico che torna. Tranquilli. No, ci metto tanto. Sus. Ho iniziato con i voti. Ci metti un minuto. Hai un minuto. Sì. Ok, vediamo se ho le robe, se no. Questa un è la minuto. Causa delle cose in più, non toccate. Non toccate le cose in più degli altri. Cico sus, Cico molto sus. Infatti, fatemi un attimo approfittare allora di questo tempo. Mi caso velocemente. Scudunda, barunda, scatapungo, tongo. Dunque, andiamo alla pagina e tua mamma fa schifo. Tua mamma fa schifo. Pagina di Cico e scriviamo. Voleva vincere il
torne non si può, un non po ci sta. Voglio, un pochetto, vince il cioè. Torneo. Torne. Vabbè, comunque non ci stanno le parole in queste, in questi libretti, sono troppo piccoli. Dovrebbero allungarli, che non c'è più posto per niente. Oh, è vero, infatti, è troppo lunga tutta la questione, però Anna è un po' addormita oggi, eh. No, 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 stavo depositando tutto nella shulker, ma avevo difficoltà perché è un po' sì, e io quando metto due oggetti nelle casse non parlo più, vero Anna? Vabbè, ma tu sei dove tu, stai andando? Sto andando a depositare la sella nel portaselle. Arrivato? Quel suono? Sì. È arrivato? Molto bene. Sono triste perché allora non c'ho il corrente. Chi vuole essere il primo? Vado io. Va bene, paga, forza. Mi posso arrendere, vero? Se sto per ti puoi arrendere, se stai per morire, però non vale arrendersi subito, eh. Quando stai per morire? Ricordiamoci bene che qua c'è scritto, e rileggo: se mi sconfiggerai ti dirò chi sono. Parola di Boy Scout. Poi ignoriamo le mot che tocca le tette, perché in generale la parte importante è la parte. Tendo okay. Le mani. Sì, sì, sì. Sei pronto? Sono prontissimo, vai. Allora chi ci dà il via? Io lo voglio dare io il via. Prego Alex Nauts, quando vuoi. 3, 2, 1, preparati i ferri, via! All'attacco! Vai Lion! Vado. Dai, cioè, guarda. Ma c'ha l'ascia di ferro sto poverino. Sono morto, ma mi arrendo. Ti stuzzerò un po' di ma più. Ma che vuole, no, mi sono arreso, mi shifto, guardo per terra. Ti ha colpito per una volta. Sì, mi ha colpito. Sì, due volte. Mi ha colpito. Non mi ha fatto niente, però mi ha colpito. Bene. Chi è il prossimo? E uno è stato tolto di mezzo. Togliti l'elmetto in segno di sconfitta. E non te lo rimettere fino a dopo. Guarda la scucca. Ok. Scucca. Il prossimo. Io, leviamoci il dente, leviamoci il dolore. Vabbè, prego, vai in avanti. Ma io non ti do niente. Dagli lo scudo. Dagli lo scudo. Okay. Perfetto. Pronti? Hai posti? Pronti. E tre. E due. No, non fare caricare l'arco. Come no? No. E tre. E due, e uno, e via! Aia, mi ha preso il zozzo, eh! Aia! Cosa, faccio aiuto, più male? Scappa! Ma gli faccio più male io con Thorns di quanto... Aiuto! Vieni qua! La letti di caghettare! Aspetta come salta! Guarda che sporcaccione che è! Aspetta un po'... Ma sta con l'asciugamano, Alex! Ah, non toccate le alghe, eh! Oh no, eccolo che arriva! Il godurioso! Il godurioso! Aia, ma questo colpisce duro! Il godurioso! Non goduriosa molto, eh! Godurioso! Godurioso! Aia, mi fa più male torto che li botte! Aiuto! Vieni qua! Godurioso! Non sei. Scappa! È un scappone, il godurioso qua! Non è molto godurioso! Io la combatto, mica te la do facile come paga, eh! Mannaggia te! Mi smangiazzo una melena! Godurioso. Ah. È partito. Va a volare. Dai, oh, che ci fai lì? Devi entrare ma non nell'arena. Non si potrebbe mica uscire dall'arena. E infatti, se esci dall'arena non è che ti puoi fermare a mangiare, eh. Dai, Alex, pistalo, Alex. Alex, non ho batto l'archetto. Hai vinto. Bene. E Alex è stato sconfitto. Ha combattuto Cicco. No, Alex, posso prendere per favore la spada e l'arco? Poi te li restituisco. Perché? Perché non ho niente per combattere. Va bene. Non ho nulla. Grazie. Ok, date permesso. Io devo riprendere il mio scudo. Perché non hai la spada e l'arco, scusa? Perché sono state bruciate nel coso di questa colta, tipo. Dai, ma non te la sei rifatta. Ma sei un incivile. No, non c'ho più cash. Prossimo, Anna, per favore. Sono dietro di te. Molto bene. Ma cos'è quella? È la mia spada. Ma non ne hai una migliore? No, perché Sharpness 2, questa è quella... Sharpness 4. Passagli quella di Alex, per favore. No, devono avere tutti benissimo. Una speranza almeno onesta, per favore. Ma senti, io ce l'ho, non la voglio, io ho quella in diamante che c'ho Sharpness 2, questa c'ho Sharpness 4. Ma è comunque migliore quella di diamante, credo. Io la userò quella di diamante. Ovviamente. Sei pronta? Non è vero, non è ovvio. Qualcuno ci dia il via. E tre. Io. No. E due. E tre, due. E uno. E dillo tu. Via! Sei. L'unno si sfoga. L'unno si sfoga duramente. Un punico il punico. Sta contro il punico. Anna guerrita. Anna, ti puoi arrendere? No. Annina. Fracassala di botte. Il punico scrambattone. No, non finirà. Bruciare! Sta per finire male qui, Oh, boom!
Dai, Anna, potevi arrenderti. No, volevo ucciderti. Possiamo tipare Anna, per favore? Mi dispiace. No, mi piange il cuore di avere, di vedere le sue cose per abita terra. Qui vicino. Dai, vatti a pigliare il cuore. Veramente ero al manicomio. Ma perché abbiamo dormito tutti nel lettino sbagliato. Va bene. Tieni, questi sono i tuoi pantaloni. Oh, grazie. E non dovrei avere altro. Chi è il prossimo? Piadina o Cico? Mi faccio avanti io, però mi serve uno scudo e una spada, se possibile. Ah, c'è anche Strecato, non hai ancora combattuto. Sì. Allora, Strecato, forza, prego, prego, prego. Sì. Ci tenevi a combattere, mi pare di vedere. Sì, mi piace. Secondo me hai qualcosa da dire, schifoso. Sei pronto? Guarda che Strecato è un avversario infido. Qualcuno che ci dia il via, per favore. È 3, è 2, è 1. Povero Alex. Via! Si parte. Più. Più il pene. Fuori. Il pene più. E adesso urra badurra. Più. Bam, bam, e bam, e poi bam, e mi me lo doro tutto quanto bello, no, e porcello. Quella lì è legalissima. Ma cosa stai dicendo, piccolo ignorantello? Piu, te lo do io, Piu. Ma guarda con tutta la sua balestrina. Aia, ma mi fai malissimo. Allora, la bardurla, la bardurla. Mi arrendo. Vabbè, avevi ancora tanta vita, però. Non vale, non vale, non vale, non vale. Quanta vita? No, va bene, ok, allora va bene. Allora vale. Io adesso io mi prenoto. È stato un bel duello. Sì, ma manca tu e piadina calda, io. Piadina calda, tra l'altro, è l'illegale perché hai i piedini di ferro. Perché i miei sono andati perduti? Fateli prestare da qualcuno appena sarà il tuo momento. Se mi presti, grazie. Siamo pronti, Cico? Sto facendo un po' di stretching con la testa. È un combattimento questo di cui confido abbastanza, perché secondo me tu hai qualcosa da dire che non vuoi dire. E qui l'ho detto. Sei pronto? Allora, quando qualcuno vuoi ci dà il via? Alex, Alex. Ma cosa sei deficiente? È una volta che lo puoi fare te. Lì a pisello all'aria, guardalo, ma cosa stai facendo? Tutto nudo. Tutto nudo, a culino nudo. No, stai tu. Dai, Alex, dai. 3, 2, 1. Via. Sì, via, 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 via. Sì, bravo, bella freccia. Trapassalo, le mie frecce trapassano su studio. Aia, brutto sporceccione. Oh, guarda come si muove. Sta parando tutto, sta parando il porcello. Vieni qui, little piggy, piggy. No, dai, ma quando siete un po' fuori, che andate sempre in Giappone tutto il tempo, mi devo pure spengere. Come sguiscio, come sguiscio. Aspetta un po'. Sta giusto io, sta giusto. Piccolo figlio dei fiori, guardalo, con queste freccioline. Guarda come spara. L'ho lasciata pulita. No, devi rientrare sul coso. No, sto rientrando, mi sto curando. Illegale. 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 Illegalissimo, porcellone. Dove stai? Porca miseria. La morte. Un guerriero vero. È stato molto difficile. Avevi un sacco tutti di porcate. Che no, manca uno. Eccomi. Manca uno, manca. Allora, Cico, vieni di a riprendere le porcherie, per favore. Sono un po' nel manicomio, aspetta. Arrivo. Posso tippare anche Cico, per favore? Tipo Cico, va bene? Vieni. Vai, prenditi le tue porcherle. Hai combattuto con onore, complimenti. Anche tu sei stato molto forte, ti ringrazio. Vieni, Piada. Non so se ho altre cose tue, ma non credo, Alex ha rubato le cioè Piedina ha rubato le cose di Alex che abbiamo prestato, sappilo, Alex, chiedi a me. Non c'ho niente. C'hai Piedini, ma qualcuno ha un'arma valida. Ah, ok. Un'arma valida per il poverello. Ecco qua. Adesso uno scontro alla pari. I miei arsnesi contro l'aio. Arsnesi. Ok, sei pronto? Sono pronto. Ok. Allora 3. Ma no, ma non lo devo fare io il controllo rovescio. Vai, Alex. È 2, è 1. Via. Ok. No. Adesso provo a venire io, però. Porca miseria, ogni volta. Non è mica giusta, sta cosa. Benissimo. Aia, porca di quella pupina. L'arco di Alex è super forte. Fa un botto male. Supremo. Supremo. Ma infatti è troppo illegale. Infatti, ti ucciderò un giorno, Alex. E te lo ruberò quell'arco, sappilo. Ce l'hai meglio del mio? Simile. Uguale. Ecco. Meglio di così, non credo che si possa. Dai, aiuto! Dai, dove sei? Vabbè, ha preso Strecato dietro. Perché? No, giro tondo. Vieni qui, vieni, giro tondo, boom! Aiuto! Stones! Mi squiscia! No, Stones! Mi arrendo tantissimo! Hai dato una spadata, Sembrerebbe che qui non ci sia più nessuno vivo e vitale. E che quindi siano tutti caduti. Non è Best of 3, cioè...
No, 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 basta, questa è così e basta. Ma infatti, basta pure. Allora, qui sembrerebbe che qualcuno abbia perso o perduto, e cioè che qualcuno debba quindi parlare e debba venire fuori, come viene scritto qui, perché siete, avete perso tutti, quindi io sicuramente ho sconfitto anche il rapitore, e c'è scritto, affrontiamoci un duello uno contro uno, tu non saprai chi sono, dovrai affrontare tutti i presenti uno a uno, e io l'ho fatto, se mi sconfiggerai, e io l'ho fatto, ti dirò chi sono. Bene, quindi ditelo. Ebbene, cos'è? Deve essere una cosa privata, dobbiamo andare al confessionale. Andiamo al confessionale, giustamente, perché magari non lo vuole dire davanti a tutti. È uno ad uno. Uno ad uno. Avrete la possibilità di parlare uno ad uno. Sarà forza. Lunga. Forza. C'è Pierina che ancora si deve andare a prendere la roba. Ah, comunque ho letto un po' di commenti che dicono che l'intruso è in live su Twitch. Ragazzi, io l'ho vista quella cosa, ma è fake, non è neanche il canale che ha messo la stessa cosa. È uno, sapete che ogni volta sono nati, tipo, dopo che io ho detto che c'era un canale che faceva video sul nostro mondo, così, quei video sono stati scaricati e ricaricati da qualcosa come 10 persone con 10 canali diversi. Quindi, Madonna, però sono originali. Io vi ho messo in descrizione. No, vabbè, sono persone che rubano. E chiaramente anche quello che fa le live è un altro che fa le cose finte. Io ho messo in descrizione quello che ho trovato io, che è il primo a caricare. Si vede dalla data di caricamento dei video. Praticamente quello che io vi ho messo, quello che ho visto io e di cui abbiamo parlato nella live e anche sul video, la data dei video era la prima, cioè proprio il primo che aveva caricato quei video, perché c'era tipo 2 settimane fa. Gli altri erano tipo ieri, no, il giorno prima. Quindi quello vero è quello che c'è nella descrizione del video che ho visto io e che vi ho messo nella descrizione del mio video anche, perché giustamente se devo metterne uno, metto quello che effettivamente ha il merito di aver fatto questa cosa, non quelli che hanno ricaricato i video. Stessa cosa con questo che sta facendo eventualmente queste live, è un altro finto, ragazzi, non date retta. Ora andiamo avanti con le cose intrusorie. Ah, è un altro consiglio, ragazzi. Ricordatevi sempre, perché ci sono canali fake di ogni cosa. Quando voi avete iniziato a fare video, erano spuntati tutti i canali fake, i profili Instagram fake, tutte le cose fake di tutti loro. Credete mai. Solo, allora, le uniche cose vere sono quelle che io vi dico che sono quelle vere. Tutto il resto è finto. Partite da questo, perché c'è anche un sacco di gente che a volte mi dice: "Là, io non ho giocato con te su Roblox, ho giocato con te su iPixel o su qualche altro set." Ragazzi, se io non vi dico, sono io, in un altro, cioè proprio con la mia faccia vi dico sì, sono io, voi non ci credete perché è fake. Assicuro, proprio, quindi ricordatevi questa cosa, date sempre per fake, a meno che io non sia fake, vuol dire finto, cioè una persona che si spaccia. Ricordatevelo sempre. Cercate le prove. Allora, uno a uno adesso. Parliamoci, per favore. Parliamo. Allora. Io faccio la guardia alla porta. Beh, cercate le prove, come hai detto tu, Stray, è impossibile, perché loro non possono. Inteso, cioè, se tu dici che... Se io lo dico, l'unica prova che potete avere sono io che lo dico, perché è inutile, voi magari gli dite dammi la prova, quello magari se ne esce con una stupidaggine e voi ci credete. Non c'è nessuna prova che potete ricavare se non il fatto che io stesso vi dica. Comunque l'armatura di Netherite, ragazzi, sgangherà tantissimo. Non è stretto, che è bella sgangherata. Non ha unbreaking, perché con Thorns senza unbreaking, cioè, si spezza a metà in 2 colpi, Ah, ok, va bene, vabbè. Allora, iniziamo con Alex. Allora, salve. Alex, ti ho sconfitto. Sei tu che hai scritto quel messaggio dove c'è scritto che avresti parlato? Non ho scritto io il messaggio. Sei sicuro? Sono sicuro. Guarda che questo è un ottimo momento. Dai, quello che vuoi, è il tuo momento lo di confessionale. Sai che è l'unico che voleva vincere oppure voleva fare il meglio delle 3? Io ti direi di provare con lui. Sì, Cicco era molto sospetto. Anche Piadina però si è fatto dare da te le armature, le armi. Sì, erano molto, diciamo, volenterosi di batterti, ecco. Ma tu invece, per conto tuo, oltre che accusare gli altri, non hai niente da dire? Sì, ho qualcosa da dire. Mi sono stufato. Cioè? Dei poracci, cioè è possibile che questi chiedano sempre tutta la roba dagli altri? Quindi ho deciso di fare una cosa. Sì? Aprirò un chiosco dell'enchanting che verrà pagato caro come l'oro. Mi sa che devi aprire anche un chiosco delle armature, perché qua non hanno manco quello. Apro tutte cose, guarda, veramente saremo tutti più forti. Ovviamente non al pari tuo, me ne vado. Puoi uscire. Fuori. Grazie. Chiamami il prossimo, anzi me lo chiamo da solo il prossimo. Non lo so, ragazzi, secondo me è Cicco, però boh, non posso averne neanche la certezza. Piadina mi sembra pure sospetto.
Piadina calda. Sì, arrivo, eccomi. Prego, qua, eccomi qua. Entra pure nella sala delle confessioni. Mi posso denudare? Mi sento più a mio agio quando mi confesso. Sì, sì, come vuoi. Grazie. Naturalmente. Mettiti comodo. Allora, hai scritto tu quel messaggio? Ti ho sconfitto, devi parlare. Ok, mi hai sconfitto, ma non sì? ho scritto io quel messaggio. E poi io paga. Come potrei mai scoppiargli casa? Non lo so. Perché non potresti? Perché poi dovrebbe... No, non lo so. Perché poi? No, stavo per dire una cosa ancora più sospetta. No, adesso la dici. Che poi sarebbe venuto a stare da me. Che però, cioè, non è che mi dispiace così tanto in realtà. Ma non per questo. No, no. Sus. Anche quel pisello che c'era sopra potrebbe essere un messaggio subliminale. No, no, io non faccio queste cose. Quella è una non cosa tanto subliminale, non oltretutto. Mi dissocio, chiaramente. Anch'io. Vabbè, quindi non è... non vuoi confessare niente. No, 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 non devo confessare niente. Ma io ti ricordo che qua c'è scritto proprio testuali parole, che se mi sconfiggerai ti dirò chi sono. Io ti ho sconfitto, giusto? Sì, lo so, ma infatti non l'ho scritto io quel libro, davvero, te lo giuro. Va bene, fuori. Che palle, va, nessuno parla. Oh, se non parla nessuno neanche oggi, io vi giuro che premo la leva e faccio esplodere le case di tutti. Vi ricordo che quella leva là apre un'altra leva. L'altra leva fa esplodere tramite dei circuiti, delle TNT, sotto le case di tutti. Di tutti. E loro lo sanno. Andiamo avanti. Strecatto. Strecatto. Vieni Arrivo al confessionale. Subito. Tu già due volte oggi ci sei venuto qui. Sì, infatti, non è bello. Abbiamo fatto l'abbonamento. Abbiamo fatto. Allora, ti ricordo che cosa c'è scritto nel libro. Sì, mi hai sconfitto. Se mi sconfiggerai, ti dirò chi sono. Parola di Boy Scout. Sei Boy Scout? Io non c'entro niente. Sei Boy Scout? Non sono Boy Scout. Ma se lo fossi, saresti sincero, giusto? Sì, sarei sincero comunque. Bene, quindi? Non sono io, assolutamente. Che vabbè, tu non di te non sospetto particolarmente in realtà, Poi non avrei griffato casa mia. Casa di pa. E poi il pisellone effettivamente sembra essere proprio lo stesso tipo. Senti, ma hai qualche sospetto su qualcuno? Io, allora, di quelle figure o le farebbe Alex o paga. Quei disegni trinariciuti. Mi sembra che anche Chico sia... Anche un po' Chico. Un sospettato numero uno in questo genere di figure, Però non lo so. Mi ci metto anche io, però io non sono stato, quindi per quanto mi riguarda sono sicuro di non essere stato. Va bene, quindi niente da dire? Non ho altro da dirti. Va bene, puoi uscire. A dopo. Boh, proviamo con Anna, ma non penso. Anna, vieni dentro. Salve, sto arrivando, aspetta che ero a guardia. È così, nessuno, è così... Salve, wow, è la prima volta che sto guardando. Mi hai sfidato, hai perso e adesso devi ammettere che sei stata tu tutto il Ma tempo. Secondo te io sfido te. Deficiente, ti devi mettere dove ti vedo nella tenda, scema. Così? Così? No, dall'altra parte. Da così? Magari. Mi sposta, ecco, ciao. Dai, mi sposta anche a me, Stape. Allora, parla. Ok. E che ti devo dire? Io dell'armatura lo sapevo perché ti ho costruito l'armor standing swappante. E poi ti pare che mi mettevo a sfidarti a te? E soprattutto, ti pare che mi Magari mettevo volevi a costruire... parlare. I piselli. Vabbè, quello poteva essere un altro, però tu... Sei tu la rapitrice, hai sconfitto, no. Ti dirò chi sono. No? No. Va bene, vai via. Ti pare? Stiamo arrivando al fondo del barile, eh? Buongiorno. Vieni avanti, orribile. Prego. Salve. Tu sei l'orribile per quanto mi riguarda. Mettiti lì dove ti vedo. Allora, Chico, tu sei quello che si è impegnato di più nel combattimento. Sei uno che probabilmente avrebbe disegnato i piselli. Quindi su questo lo sei ammetto, sospetto. L'avrei fatto, sì. È pienamente nel mio stile, devo dire. Se mi sconfiggerai, ti dirò chi sono. Parola di Boy Scout. La tua parola ha ha un qualsiasi valore? Devi dirlo tu, te lo so io. Penso di sì. Penso di sì. Per cui, di la verità, ti ho sconfitto. Di che sei tu? No, non sono io, mi dispiace. Che cavolo, porca miseria. Però devo dire una cosa, io mi sono impegnato, perché nei tornei ci si impegna, quelli altri invece stavano facendo finta. Io non mi impegno, tanto non sono io, invece... Sì, ma non ha parlato nessuno. Nessuno? Nessuno. Ecco, qua adesso devo dire qualcosa io, però adesso posso dire? Sì. Chi è l'unica persona che non ha perso qua? È chi non c'è. Tu. Io. Sì, ho capito, non sono io. Però, allora, è un bel twist, te lo concedo. Però non sono io. Però è vero, io non ho perso. Tu non hai perso. Ho capito, ma mi metto i messaggi e me li leggo da solo.
Che farebbe anche per me, cioè, scusa. Vabbè, l'ho letto io, tu. Non l'hai letto tu. E poi l'ho messo nella cosa che ha staccato la mia tartaruga. Non lo posso stesso, è stato io. Vabbè, stavi anche ridendo però durante il funerale. Sì, anche tu un po' però. Anche cioè... io, sì, sì. Vabbè, però non sono io, ragazzi. Cioè, ora, vabbè che vabbè. Sei l'unico che ha perso. Tu sei uno scout. Tu facevi lo scout. Mi hai raccontato che facevi tipo lo scout. Sì, cos'era che facevi? Tipo lo scout. No, era la CR. Non so se esiste ancora, tra l'altro. Era tipo catechismo. Parola di catechismo. Di scout, non c'entra niente con lo scout. Siamo sicuri? Sì, lo scout sono quelli che vanno nella foresta. Io non so andare nella foresta. La tua parola è di parola. Se vado però nella foresta, vado a finire come il sardo che si perde nel bosco. No, no. Oh, mi sta pigliando, ma è una crisi potente. Eccetera, eccetera. Non ci vado io. Paga manca, ma paga cosa glielo chiedo a fare? Cioè l'abbiamo confessato 10 volte anche oggi e non ha parlato. Io glielo chiedo, io glielo chiedo però. C'è quel messaggio lì che magari sa qualcosa che non ci ha detto. Chi cioè, è che manca che non ha combattuto oggi ma di solito? Jerick piace, Cold, Tommy e Cold. Secondo me loro 4 dobbiamo combatterli. Per forza. Perché potrebbero essere effettivamente. Stanno incitandomi a tirare la leva, sappi. Ma perché? Perché vogliono che vi esplodo le case. Perché? Perché non è successa nessuna confessione. Però ma effettivamente noi. Magari la tiriamo quando facciamo il combattimento anche con Cold, Tommy, Paga, esatto. Piace tutti Paga, sì. Vabbè, ciao, vattene. Ciao. E niente, ragazzi, la vedo male. Va sempre a finire così. Ogni volta confesso. Voglio dire chi sono. E poi non viene fuori nulla. Vabbè, costiamo anche Paga. Paga, prego, puoi venire. Allora, sto venendo, sì. Vediamo. Di nuovo anche tu, nel confessionale. Hai fatto e l'abbonamento. È diventata la mia. Rimetti il cappellino prima di tutto. Va benissimo. Allora, Pag, nel libro c'era scritto che se io avessi sconfitto il rapitore avrebbe parlato. Ti ho sconfitto, sì o no? Sì, mi hai sconfitto. Ottimo. Però come posso essere io il rapitore? E che ne so, io sto chiedendo a tutti, sei tu o no? No, non sono io, te lo posso dire. Ah, sparare, già la faccio più, ma tiro la leva e vi esplodo le case. A te non te ma ne frega niente, prego, perché fallo, infatti ti esplodo la casa. Perdere. No, infatti tu non puoi essere, cioè, non ti saresti mai distrutto la casa, ci hai messo 3 giorni a costruirla perché sei incapace, com'è possibile? Senti, a proposito, la devi ricostruire, Sì, la ricostruisco domani. Non è che può rimanere griffata quella cosa lì. Va bene. Hai qualcosa? Io brancolo nel buio, ho chiesto un po' a tutti, nessuno ci ha accusato me addirittura. Sì, ne abbiamo già parlato prima, piadina, puzza, però... Secondo me potrebbe essere Cold o Tommy. Perché oggi non ci sono. Perché loro oggi non hanno partecipato. Ma ti hanno bannato ora che eri davanti a Rolu. C'è stato, dai, un po' di pietà. Paga, poverino, ha perso anche la casa. Vabbè, niente ragazzi, non è venuto fuori niente. E quindi che si fa? E quindi dobbiamo aspettare quindi di combattere no, perché in teoria ci sono persone che oggi mancano. C'è Cold, Tommy, Paga, Piace, Mario e Stefano. Era qua. Vabbè, ma io non è che ho la palla di cristallo. Era qua, ma se per questo ha scritto pure che Paga lo conosce. Chiedono la leva, Ma io non voglio, ragazzi. Ma guarda, direi una cosa, no? Una persona, cioè questa persona è uno di noi, no? Certo. Quindi, chi è disposto a sacrificare la propria casa per pulire la persona che è effettivamente colpevole? Io sono disposto. Io no. Scusa. Io sono disposto perché mi ha steccato la brava mamma, che valeva più della mia casa. Tu sei disposto perché sai che quando confesserai la tua casa verrà distrutta. Ma no, perché? No, senti, stai dicendo. E poi ci sono alcuni di noi che casa praticamente non ne hanno, perché la casa di Jerry non è una casa. A quelli gli frega niente. Esatto, e se fosse lui il rapitore. Dobbiamo interrogare loro. Vabbè, ma non ci ho pensato alla casetta alle loro scale. Allora ci distruggeremmo la casa da soli e non otterremo niente lo stesso, neanche un ragno dal buco. No, però tu la tua rimarrebbe. Ragazzi, ascoltatemi. Allora, io penso che dobbiamo affrontare i mancanti in duello. E così uno dovrà confessare. Saranno obbligati a confessare per la parola di Boy Scout, in teoria. Sì, esatto. Quello è un giuramento di sangue, praticamente. Quindi sì. Bene, per il momento io direi che possiamo andare. Oggi dobbiamo giocare una modalità. Sentite qua, una modalità nuova di Gartic Phone. Dove praticamente c'è uno di noi che è l'impostore e deve rovinare i disegni degli altri. Figata! A parte che c'è qualcuno di noi che qua già lo fa senza la modalità, quindi... Esatto. Cioè lui è praticamente alla fine si deve capire chi è l'impostore. Cioè come se fosse Among Us, capito? Perché questo qui rovina i disegni, quindi... Ma è stupendo. Ma poi sempre Paga per noi, come facciamo? Dai, è tipo...
No, no, ma deve proprio rovinarli di proposito. È tipo farci un pisellone sopra, roba del genere. No, 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 no. Se sì, qualcuno fa un pisellone, sono sei io. Sei tu, quindi non farlo. Perché, cioè... Ma in questo modo mi stai dicendo che sono ancora più sospetto per il pisellone sul pappagallo. Va bene, che dai, oh, sei stato non fatto, sono Dino. Io. E sei l'unico che ha vinto, raga. Ma poi non l'ho detto. È l'unico che ha vinto. È l'unico che non l'ha confessato. Perché è lui. Ma però è vero. Sono... Sì, è però vero, ma non sono io. Si è sfidato a noi, adesso io, cioè. Ma infatti c'era scritto che dovevo sfidare io le persone. Ma sei l'unica persona che ha quello vinto, è vero. Senti, ma allora, ma secondo te io dicevo paga di rapirmi i pomelloni all'inizio? Che ne so io che te no, che track, non so no, più niente. Non cioè, lo dicevo. Oh. Vabbè. Ti crederò per adesso. Cioè io a te ti ho accusato un sacco di volte, tu hai sempre no, no, mi devi credere e poi mi accusi tu a me? Io un'ipotesi la faccio, ce ne mica me la tengo. Sto gremlin. Fai proprio cagare.